Ragazzi, buongiorno. In questa videoregistrazione svolgerò il compito che vi ho assegnato, in modo tale da poter verificare se qualcuno di voi ha commesso degli errori oppure se ha eseguito il compito in maniera corretta. Iniziamo a leggere la traccia. Dato un appezzamento di forma triangolare ABC, bisognava dividere il terreno in due parti, S1 e S2, con una dividente passante per A perpendicolare al lato BC. Le superfici S1 e S2 sono direttamente proporzionali ai coefficienti M1 e M2 e l'area S1 deve contenere il vertice B. Bisognava calcolare la posizione della dividente. Guardando i dati, possiamo notare che vi sono sia le coordinate cartesiane che le coordinate polari, oltre ai numeri, ovvero sia le quote M1 e M2 proporzionali alle due aree. XA è meno 250,38 metri, scriviamolo, e YDA è 75,15 metri. La prima cosa da fare, bisogna scegliere una scala di misura. Una 4.000, una 5.000, dipende. Questo lo decidete voi. Subito dopo andiamo a disegnare il punto A. Quindi A è uguale a meno 250,38 e adesso lo disegno ad occhio, per problemi di spazio. Quindi avremo meno 250,38 x di A è 75,15 y di A, quindi x di A è y di A. Troviamo il punto A, ecco qui. Adesso, visto che nei dati sono presenti anche le coordinate polari AB è l'azimuto AB, AC è l'azimuto AC. Bisogna andare in A e disegnare un sistema di riferimento secondario. Segno il rosso. Subito dopo andiamo a disegnare l'angolo AB, 141 gradi, 25. Prendo il goniometro, lo punto in A e vado a trovare l'angolo di 141,25, approssimiamo a 141. Quindi avremo 140, ecco qua, 141. Congiungo i due punti A e quello appena trovato. E disegno il lato pari a 501,24, sempre in scala. Quindi avremo l'azimut AB, ecco qui. Aver disegnato l'azimut AB e il lato AB, faccio la stessa cosa per l'azimut AC e il lato AC. Quindi riprendo il goniometro, punto in A, prendo l'angolo di pari a 70 gradi, ecco qui, quindi, e disegno il lato AC è più grande del lato AB, in quanto il lato AC è di 660,34 e il lato AB 501,24. Congiungo B e C e disegno il mio triangolo. Ecco qui. Questo sono i punti, i vertici. Ecco qui. Adesso, il problema cosa mi chiedeva? Mi chiedeva di tracciare una perpendicolare alla mite della squadretta, tracciarmi questa perpendicolare.
qui. Quindi avrò la perpendicolare, il punto che interseca il lato BC lo chiamerò D. Adesso lavoriamo su questo triangolo. Innanzitutto mi devo trovare l'area di questo triangolo, quindi area SABC, posso trovarmi l'area tramite la formula ridotta di camminamento, ovvero sia AB che moltiplica AC, che moltiplica il seno di alfa, tutto diviso 2. In questo caso, guardando la formula e guardando i dati, possiamo notare che AB è un dato noto, in quanto è pari a 660,34. AC, guardando la formula, possiamo notare che sia AB che AC sono noti, in quanto AB è pari a 501,24 metri e AC è pari a 660,34. Devo trovare l'angolo alfa. L'angolo alfa, conoscendo l'azimuto AB e l'azimuto AC, questo è alfa, lo disegno in rosso, eh? Ecco qui. Alfa sarà uguale a l'azimuto AB meno l'azimuto AC. Quindi avremo che alfa sarà uguale a 141,25 meno 70,15, ovvero sia 71,1. Sostituiamo questo valore nell'incognita che abbiamo trovato, ovvero sia in alfa, e ci troviamo l'area del triangolo SABC. Quindi SABC sarà uguale a 1/2 che moltiplica 501,24 metri, che moltiplica 660,34 per il seno di 71,1. SABC sarà uguale a 156.000 571, l'ho fatto con la calcolatrice, 0,83. Voi rifate i calcoli perché probabilmente se sbaglio qualcosa, l'importante è il procedimento. Anche i calcoli sono importanti, però il procedimento è fondamentale. Quindi a me esce che l'area SABC è uguale a 156.571,83 m2. Una volta trovata l'area, posso trovarmi l'area S1 e l'area S2. Prima cancello. S1 sarà uguale a l'area SABC che moltiplica M1, ovvero sia la quota, fratto M1 più M2. Ricordate sempre che M1 e M2 sono i numeri o quote proporzionali alle aree, mentre invece S2 sarà uguale a SABC che moltiplica M2 fratto M1 più M2. Sostituendo i valori avremo che, scrivo qui, S1 sarà uguale a
L'area SABC era 156.571, 156.571,83, che moltiplica M1 5,84 diviso M1 più M2, 5,84 più 4,16 è uguale a 10. Mentre invece S2 è uguale a sempre l'area SABC, quindi 156.571,83, che moltiplica M2, 4,16, diviso 4,16 più 5,84 diviso 10. Quindi avremo che S1 sarà a 91.000, fatto con la calcolatrice, 91.437,69. Metri quadrati, eh? Mentre invece S2 dovrebbe uscire 65.000 133,88. Ecco qui. Quindi abbiamo trovato sia l'area dell'intero appezzamento del terreno, ovvero sia SABC, sia le due aree S1 e S2. Dopo aver fatto questi calcoli, il mio obiettivo è quello di trovare l'area SABD e vedere se S1 è maggiore, uguale o minore all'area SABD. Per fare questa operazione bisogna trovare delle incognite, ovvero sia bisogna trovare BC, bisogna trovare beta, bisogna trovare AD, bisogna trovare BD, eccetera. Adesso eseguiamo passo passo le varie soluzioni. Prima cosa da fare, posso trovarmi attraverso il teorema di Carnot, BC, conosco AB, conosco alfa, conosco AC, posso trovarmi BC. Cancello e vado avanti. BC è uguale alla radice quadrata di AB al quadrato più AC al quadrato meno 2AB per AC, che moltiplica AB per AC, per il coseno di alfa. Sostituendo i valori alle lettere, avremo che BC sarà uguale a me esce 687,65. Comunque, bisogna, se vogliamo fare tutti i passaggi, sostituire i valori numerici alle lettere, avremo 501,24 al quadrato più 660,34 al quadrato meno 501,24 che moltiplica 660,34 che moltiplica il coseno alfa, avevamo detto che era uguale a 71,1. Ecco. Questo è il coseno, eh? Che BC è uguale a 687,65 metri. Abbiamo trovato anche BC, quindi conosciamo BC, conosciamo AC, conosciamo AB, conosciamo l'angolo alfa. Possiamo, visto che il nostro, ripeto, il nostro obiettivo è quello di trovare l'area SABD, potremmo trovarci beta con il teorema dei seni. Quindi
Questo è un triangolo rettangolo ABD. Avremo che BC sta al seno di alfa come AC sta al seno di beta. Quindi avremo che il seno di beta sarà uguale ad AC per seno di alfa per diviso BC. Sostituendo avremo seno di beta è uguale ad AC che è 660,34. 660,34 metri. Voi lo scrivete, sono metri, io per ragioni di spazio non scrivo i metri, però sono metri. Ricordate di scrivere se sono metri, metri quadri, eccetera, oppure se sono gradi, sempre. Allora, 660,34 che moltiplica il seno di alfa, che è 71,1, diviso BC, che abbiamo trovato 687,65, ovvero sia il seno di beta sarà uguale 0,9418 approssimato. Adesso per trovare beta, come si fa? Bisogna fare beta sarà uguale a seno alla meno 1 di 0,9418 che è uguale a 78,18 gradi. Abbiamo trovato beta, quindi conosciamo anche beta. Trovato beta, visto che ABD è un triangolo rettangolo, posso trovarmi AD, che sarebbe il lato. Quindi AD a che cosa è uguale? A l'ipotenusa AB che conosciamo per il seno dell'angolo opposto, ovvero sia per il seno di beta. Quindi avremo che AB è uguale a 501,24 metri per il seno di 78,18 gradi. Quindi avremo che AD sarà uguale a 490,61 metri. Trovata D, trovato beta e sapendo che l'angolo in D è pari a 100, che possiamo fare? Possiamo trovarci alfa 1. Quindi lo disegniamo in, ecco qui, quest'angolino, alfa 1. Alfa 1 a che cosa sarà uguale? Sarà uguale a 100, che è quest'angolo, meno beta, che è 78,18, che sarà uguale a 21 gradi, 82. Perché abbiamo trovato alfa 1? Perché possiamo trovarci anche il lato BD, quindi BD sarà uguale, un cateto uguale all'ipotenusa, quindi sempre AB, che moltiplica il seno dell'angolo opposto, seno di alfa 1. Quindi BD sarà uguale ad AB che è pari a 501,24 che moltiplica il seno di 21,82, ovvero sia BD sarà uguale 186,30 metri. Adesso, volendo, si può trovare l'area. L'area, quindi SABD, quindi l'area del triangolo ABD sarà uguale a AD che moltiplica BD diviso 2.
Sostituendo i valori avremo che l'area SABD sarà uguale a 45.700 metri quadrati. Se noi confrontiamo il nostro S1, che era pari a, lo riscriviamo, prima cancello, facciamo un po' di ordine, ok? Cancello e poi andiamo avanti. 91.437,469 metri quadrati. Come possiamo notare, S1 è maggiore di SABD. In questo caso, S1 si troverà in questa posizione. Quindi avremo una situazione di questo genere. Ecco qui. Questa dividente che chiameremo allora AB, CD, E, F è incognita. Quindi la dobbiamo trovare. Ecco qui. Dobbiamo trovare sia EC che FC. Adesso come bisogna procedere? Innanzitutto noi sappiamo che quando si ha a che fare con dei triangoli simili, il quadrato dei lati è proporzionale alle aree. Quindi avremo che EC al quadrato sta ad AC al quadrato come S2 sta all'area SADC. Allora, guardiamo questa formula. Rimpicciolisco, ecco qui. Formula. Possiamo ricavare C, ovvero sia l'incognita, la posizione, dove sta la posizione della dividente, ecco qua. E C sarà uguale alla radice quadrata di S2 per AC al quadrato diviso SADC. Guardando bene la formuletta, possiamo notare che se 2 è noto perché l'abbiamo trovato prima, AC è un valore noto, SADC invece è incognita. Dobbiamo trovare l'area SADC. Come bisogna trovare? Ricordatevi che questo è un triangolo rettangolo. Quindi l'area SADC sarà uguale a cosa? ADC che moltiplica AD diviso 2. AD lo conosciamo, DC lo dobbiamo trovare, però si può trovare in maniera molto semplice facendo DC è uguale a BC che io conosco meno BD. Sostituiamo i valori alle lettere, avremo che BC è uguale a 687,65 che abbiamo trovato all'inizio, meno BD che è 186,30, ovvero sia DC sarà uguale a 501,35 metri. 501,35 che moltiplica AD pari a AD AD AD
490,61 diviso 2, l'area SADC è uguale 122.983,61 Sostituiamo adesso tutti i valori numerici a questa formula e troviamo che EC sarà uguale a S2, quindi avremo che C sostituendo i valori sarà uguale a 480,55. Quindi abbiamo trovato il valore della posizione della dividente. Fatto questo, l'esercizio è finito, perché conoscendo C e conoscendo AC possiamo trovarci a E. AE è uguale ad AC che conosciamo meno EC che abbiamo trovato. Stessa cosa per trovare la posizione della dividente in FC, quindi FC al quadrato sta a BC al quadrato. Ricordatevi sempre che quando vi sono dei triangoli simili, il quadrato dei lati è proporzionale alle aree, come S2 sta all'area SADC. L'esercizio è finito. Questo caso ricadeva nell'esempio che ho spiegato quando abbiamo parlato di appezzamenti di terreno di forma triangolare con dividenti perpendicolari ad un lato. Grazie per l'attenzione e ciao a tutti.